Siamo con Stefano Cucca in partenza per il progetto Rumundo, il giro del mondo in bicicletta. Come ti sei preparato per questa impresa? Allora, per questa impresa mi sono preparato ad oggi forse più psicologicamente che fisicamente, perché in realtà non ho pedalato troppo fino ad oggi, nel senso che un po' per lasciare tutte le cose che avevo aperte, da prendere macchina, lasciare casa, lasciare il lavoro e tutte le varie cose che dovevo fare nell'ultimo periodo, ho lasciato il tempo dedicato all'allenamento ora durante il progetto. Per il blog Linguaggio Macchina ti chiedo di illustrarci brevemente l'attrezzatura che ti porterai appresso. Ah, l'attrezzatura è la bicicletta che pesa in totale circa 60 kg, ha qua dentro un pannello solare, una batteria d'accumulo e un'uscita USB, in modo tale che io possa con facilità, nel caso che ci sia, per trovare soluzioni di parte al mondo. Poi qua ho anche un tablet e una felpa. Tablet lo alimenti col pannello? Sì, tutto col pannello. Poi qua dietro ho degli attrezzi, dei cambi per la bicicletta, degli altri indumenti, e davanti ho due cambi, il fornellino, un pentolino, e qua davanti invece ho il GPS, tengo il telefonino e le cose un po' più a portata di mano, diciamo, dai. Insomma, ho cercato di allestire la bicicletta ed ecco invece qua la tenda, il soffappelo e il materassino. Diciamo tutto per un anno. Ok, ultima domanda, come ti collegherai con il mondo in questo periodo? Mi collegherò con rumundo.com, le persone potranno vedere georeferenziata la mia posizione, in più potranno ospitarmi, oppure mandarmi una storia sostenibile, o invitarmi a raccontare una loro storia, o farmi una donazione per contribuire a realizzare questo sogno. Ottimo, grazie e buon viaggio. Grazie a te, ciao ciao.